non aspettatevi, come dire, lumi paurosi che non siano già stati ampiamente indicati dagli studi sul Morregalese, a partire dalla monografia di Valli Morregalesi, quella curata da Giovanna Galante Garrone, la prima puntata, la seconda puntata, insomma, poi le mostre, quella per esempio che è stata fatta nel 2004 a Cuneo sul barocco in questi territori, la gloriosa sfida, l'altra mostra fatta nel 2002, quella Savigliano, Fossano e Saluzzo, insomma sono gli strumenti che penso che ciascuno di voi avrà più o meno avuto occasione di vedere e di frequentare. Quindi insomma volevo un po' raccontarvi alcuni degli spunti, così, dei tanti problemi che il tema del manierismo ci può suggerire. Non ho scelto di fare una cosa cronologica sistematica, ho scelto una serie di argomenti, una serie di temi per mostrarvi alcuni casi di studio, cioè alcuni problemi, alcuni nodi, ipernodi, come adesso gli storici dell'arte evoluti usano, per capire, come dire, cosa è successo all'interno di un secolo particolarmente denso di trasformazioni non solo strettamente figurative, ma anche poi trasformazioni politiche, economiche e naturalmente anche religiose e culturali. Innanzitutto una prima riflessione sulla definizione, sul termine. Che cosa vuol dire manierismo? È un termine, come dire, che nasce con uno scopo sottilmente dispregiativo nella critica ottocentesca e parte da una definizione di Vasari. Vasari riconosce all'apertura del Cinquecento, cioè tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Quattrocento, inizio del Cinquecento, in alcuni centri italiani e in alcune personalità particolarmente forti e geniali, e stiamo parlando, come dire, della triade Leonardo, Michelangelo, Raffaello, riconosce, come dire, un profondo cambiamento nella cultura figurativa. Cioè, da una parte c'è ritrovata attenzione al mondo classico, al rapporto con l'antico, dall'altra parte c'è anche, come dire, alla luce di questa considerazione c'è anche una riscoperta e un approfondimento, come dire, degli aspetti del naturalismo che camminano insieme, per cui, come dire, abbiamo l'idea e il bello naturale che è corretto poi dal bello ideale. Quindi da quel momento in poi si riconosce rapidissimamente, poi diffuso nei centri artistici italiani e poi da qui a tutta l'Europa, un cambio di passo profondo, quello che Vasari chiama la maniera moderna, quindi, come dire, una fusione di luci e di colori, un ammorbidimento dell'impalcato disegnativo che invece caratterizza molto la produzione del tardo Quattrocento, un diverso rapporto dell'uomo della natura, una rappresentazione del paesaggio, della figura umana completamente diversa e che immediatamente si impone con assoluta evidenza, imponendo una sorta di turning point, cioè diventa così di moda e così importante che a un certo punto, magari su date scalate nel corso del tempo, però diventa un passaggio irrinunciabile. Chi non si adegua è costretto in qualche modo a mettersi fuori dal mercato artistico, fuori anche dalle punte più avanzate della ricerca. Da maniera moderna a bella maniera, a manierismo. Ecco, cosa succede nel corso del Cinquecento? Va detto che, come dire, come di fatto
le prime testimonianze compiutamente di maniera moderna del Cinquecento, possiamo già identificarle per esempio in Leonardo a Milano, quindi in date che sono ancora cronologicamente ben dentro il Quattrocento, altrettanto alcuni aspetti e alcuni temi del manierismo che saranno poi cari e frequentati dal manierismo li ritroviamo già all'inizio del Cinquecento, per esempio tra Firenze e Roma. Cosa possiamo intendere allora con manierismo? Possiamo intendere, come dire, che riconosciamo che c'è un'ulteriore evoluzione rispetto a quello che era stata l'innovazione del primo Cinquecento, del primissimo Cinquecento, cioè non c'è più tanto l'idea del bello classico, ma c'è il superamento dell'ideale classico. Quindi si crea, come se in questa dialettica tra classicismo e anticlassicismo, una volta che ci si è impadroniti delle regole della pittura classica, e tenete presente che la pittura del primo Rinascimento, la pittura della maniera moderna, è di fatto il pezzo mancante agli occhi dei contemporanei, e se vogliamo anche agli occhi nostri, è il pezzo mancante di quello che non abbiamo più dell'arte classica, cioè la pittura. Noi non abbiamo più dipinti dei greci e dei romani se non legati alla pittura decorativa che troviamo, stata poi rinvenuta, ma anni dopo, negli scavi, per esempio, di Ercolano e di Pompei. Fanno eccezione alcune situazioni di Roma, ma adesso ne riparleremo brevemente. Quindi, non avendo più quello che i letterati greci e romani ci raccontavano, non avendo più Apelle, non avendo più Zeus, la testimonianza figurativa, visiva di questi pittori così lodati dalla letteratura antica, ecco che in qualche modo Michelangelo, ma poi soprattutto Leonardo, ma poi soprattutto Raffaello, diventano quella pittura classica che il tempo non ci ha consegnato, cioè sostituiscono quel tipo, quindi diventano immediatamente una norma, un punto di riferimento normativo e imprescindibile. Nel momento in cui si scopre, si padroneggia la regola classica, ecco che nello stesso momento si inizierà anche a cambiarla, a trasformarla, accentuandone alcuni aspetti, modificandone altri, accentuando dei dati espressivi, accentuando dei dati cromatici, quindi un percorso che non è più questo meraviglioso espanso naturalismo della maniera moderna, ma diventa invece a questo punto un manierismo, ma qualche cosa che parte da lì e procede con un percorso intellettuale anche molto raffinato e anche molto complesso, per arrivare a soluzioni che nel giro di pochi anni arrivano a risultati figurativi che altrimenti sarebbero ritenuti inaccettabili. Questa situazione si innesta anche una situazione di tipo politico, di tipo geopolitico, cioè il grande scontro tra Asburgo e Francia all'inizio del Cinquecento si risolve a favore degli Asburgo. Si crea un enorme stato sovranazionale che praticamente include Germania, pezzi d'Italia, la Spagna, il Portogallo e tutte le scoperte del nuovo mondo, e come dire, Carlo V, poi Filippo II promuoveranno su di una scala che a questo punto è una scala che va al di là dei confini del continente stesso dell'Europa, propongono che cosa? Le innovazioni di questa maniera moderna italiana e tutte le loro trasformazioni successive, che in questo momento quindi diventano di moda in tutta Europa. Quindi se nel corso del 400 e ancora nel primo 500 abbiamo una situazione dove in realtà osserviamo una circolazione di novità, di idee, di scambi di persone, di artisti che si muovono all'interno prevalentemente della penisola italiana, adesso, come dire, questo scambio, questi movimenti e questa circolazione di idee e di modelli
raggiunge rapidamente tutta Europa. Naturalmente Carlo V sceglierà come pittore preferito Tiziano, quindi come dire colui che rappresenta l'espansione del primo Cinquecento e poi del primo manierismo in area veneta. Cioè il ritratto ufficiale imperiale nasce con Tiziano, e se poi ci mettiamo a guardare con attenzione lo ritroveremo ancora rielaborato e modificato per Luigi XIV. Cioè, la grande ritrattistica aulica delle corti dal 600 al 700 di fatto parte con dei modelli che nascono in questo momento, per darvi un'idea. Ecco. Quindi, i centri artistici italiani, ed è paradossale perché il momento di maggior debolezza politica dell'Italia, il momento in cui dal punto di vista economico si gettano quei presupposti con l'apertura delle grandi rotte atlantiche che di fatto condanneranno il geocentrismo mediterraneo dell'Italia ad una periferizzazione, anche perché tutta la zona sud orientale del bacino del Mediterraneo è oggetto dell'espansione turca, dell'espansione ottomana che arriva in molti momenti a minacciare il cuore stesso dell'Europa. Quindi la dinamica è estremamente complessa e l'Italia, come dire, gioca una partita di grandissima importanza, è proprio il momento in cui l'arte italiana diventa un'arte in qualche modo universale, in un momento in cui la penisola è in condizioni di generale difficoltà e di grande debolezza politica. A partire dalla politica d'immagine di Giulio II a Roma, si osserva come Roma diventi non più Firenze, diventi il vero grande centro dell'arte italiana, il punto di confronto, il punto di maggiore sperimentazione, il punto in cui questa sperimentazione, proprio per la struttura internazionale che la Chiesa Cattolica ha, si diffondano anche qui molto rapidamente attraverso i continenti. Quindi quello che succede a Roma nel 500 e nel 600 inevitabilmente finisce per riverberarsi su tutta l'Europa. Questo comporta che gli artisti di tutta Europa vorranno scendere in Italia, fenomeno che osserviamo già nel 400, però vorranno scendere in Italia per vedere che cosa sta succedendo. Le incisioni e le stampe diffondono anche nei posti dove magari un artista che ha visitato Roma non è potuto arrivare, però diffondono ancor più capillarmente queste novità. Pensate a tutte le incisioni che Raimondi fa delle opere, per esempio, di Raffaello, che immediatamente, voglio dire, ci sono le citazioni di Raffaello che troviamo negli affreschi 1550-1555 in Casa Calassa a Saluzzo. È chiaro che, voglio dire, il pittore che lavora lì ha visto delle incisioni, in questo caso dell'Elia di Raffaello che è in Sant'Agostino a Roma. Un altro pittore savignanese del primo Cinquecento, il maestro dei fratelli Frutteri, cita attraverso le incisioni probabilmente di Raimondi la Madonna del Pesce di Raffaello, oltretutto un quadro che poi è finito a Palermo e da Palermo alla Spagna, oggi è al Prado. Quindi vedete come attraverso anche questi nuovi sistemi di riproduzione tecnica dell'immagine la diffusione delle novità della maniera e poi la base per il manierismo arrivano capillarmente anche, come dire, nella pieve sotto casa. L'altra considerazione che è necessario fare in questa, così, in questo primo racconto del manierismo, quindi, è molto legata all'aspetto, come dire, di frequentazione dei centri. Cioè l'artista che a questo punto ha avuto l'occasione di fare un viaggio di istruzione nelle grandi capitali artistiche, riporta poi in patria linguaggi completamente diversi, che sono anche linguaggi che i committenti locali, soprattutto quelli più evoluti e raffinati, accettano o accolgono o in certe situazioni, in certi contesti, proprio cercano e impongono. A dare l'idea
come dire, di quello che può essere stato il manierismo qui in questi territori, naturalmente la citazione è inevitabile, d'obbligo, cioè, inesorabile come il panettone a Natale, sono gli affreschi di Boris del santuario di Santa Maria dei Campi, cui vi propongo alcuni particolari. Già, come dire, soltanto questa immagine dell'inferno, coloratissimo, quasi seducente, pertanto è chiassosamente colorato, con delle tonalità acidule, discordanti, fortissime, con un'impaginazione compositiva che assolutamente non segue l'andamento, la forma dell'architettura del vano, ma anzi, voglio dire, va in aperto e deliberato contrasto. Gli stessi scarti proporzionali che ci sono all'interno di questa raffigurazione, cioè pensate, ecco, una regola stabilita nel corso del 400, come dire, è stato il recupero delle regole della riproduzione prospettica dello spazio attraverso la restituzione tridimensionale della geometria, cioè la prospettiva. Quindi si è recuperata l'idea, come dire, dello spazio e della ricostruzione di uno spazio credibile su di un telaio di tipo geometrico matematico. Bene, il manierismo, che padroneggiava perfettamente questo tipo di linguaggio, arriverà poi a negare gli stessi risultati della prospettiva, e quindi abbiamo qui una rappresentazione dell'inferno che nega le conquiste prospettiche, ma da quelle conquiste prospettiche parte per inventarsi qualcosa di completamente diverso. Quindi la regola e l'antiregola, il classico e l'anticlassico, e questo è il dibattito su cui si gioca la produzione figurativa nei primi decenni del Cinquecento, quando la stessa maniera moderna, la sua perfezione, viene altrettanto rapidamente messa in discussione. Esistono anche una serie di episodi traumatici che possono come dire, avere influito anche in maniera molto significativa nel corso della produzione artistica in questi anni. L'episodio, cioè le guerre d'Italia e soprattutto l'episodio del sacco di Roma, che cosa comporta? Comporta che la scuola di Raffaello, che già aveva iniziato al suo interno a mettere in discussione le regole del primo Cinquecento, viene improvvisamente, come dire, cacciata dai cantieri romani dei Lanzichenecchi, e quelli che non ci hanno lasciato le bucce hanno dovuto direttamente fare le valigie o tornarsene a casa loro. Giovanni da Udine, che torna a casa sua e quindi porta in una terra che altri Friuli, che altrimenti non avrebbe avuto occasione di vedere cosa succedeva a Roma, porta tutta una serie di dati nuovi e sconvolgenti. Per Indelvarga si rifugia a Genova, finanziato da Andrea Doria, che gli dà incarichi prestigiosi, il primo quello di decorare tutta la sua villa in cui ospitava Carlo V. Giulio Romano, già da qualche anno, si era trasferito a Mantova e anche lì porta, come dire, una rilettura di Raffaello alla luce del gigantismo e del titanismo di Michelangelo. Altri come Cesare da Sesto, insomma altri pittori, si muovono invece verso l'Italia meridionale, verso Napoli e Messina, e di conseguenza anche lì immettono in queste località tutta una serie di dati nuovi osservati a Roma. Quindi un fatto politico, cioè Roma invasa dalle truppe luterane, in cui proprio c'è anche proprio l'offesa nei confronti dell'uso della corte papale, della stessa maestà del pontefice, ecco che diventa un dato invece che consente una circolazione culturale molto forte, e nel momento in cui diffondono le regole si diffondono anche i germi che queste regole contrastano.
Il riferimento principale per gli affreschi di Voves, in cui vedete, come dire, questa impaginazione liberissima, impensabile, lontana, come dire, anche solo proprio in questo gioco di rapporti proporzionali, cioè con le figure degli angeli sono alla fine, o delle anime salve, sono alla fine più piccole e meno significanti di questo enorme leviatano mostruoso che sembra quasi uscire dalla parete. E certo, voglio dire, il rimando ovviamente con una serie di citazioni letterali è al giudizio di Michelangelo, ma nello stesso tempo anche all'idea tutta giuliesca, tutta di Giulio Romano, come dire, della sala dei giganti, dello spazio annullato all'interno di un vortice di immagini che illusionisticamente ti trasportano in un'altra dimensione sconvolgente e sorprendente. Quindi vedete come dal classicismo si arrivi a aspetti e a risultati figurativi completamente diversi, e vedete anche come questi risultati figurativi raggiungano rapidamente anche territori più lontani, cioè anche le aree non così vicine ai centri artistici come il Monreganese. Qui ovviamente la citazione è una sorta di folle e coloratissima scomposizione, ricomposizione dell'assetto a suo modo, già folle e coloratissimo, del giudizio di Michelangelo, perché riconoscete le citazioni che sono, come dire, spostate, ricombinate in modo completamente differente. E direi che gli affreschi di Boves, di questo maestro che è anche stato tentato di identificare in Giacomo Rossignolo, intorno al 1570, dimostrano come anche qui è arrivato in modo forte e assolutamente sorprendente l'esperienza del manierismo, della bella maniera, dove la maniera da copiare, e qui l'idea del manierismo, è proprio la maniera dei tre grandi, cioè di Michelangelo, Raffaello e di Leonardo, anche se in queste fasi Leonardo ha una posizione un po' più defilata e un po' più legata circoscritta al mondo lombardo, al mondo milanese, che invece manterrà con i modelli vinciani una fedeltà che arriva praticamente fino quasi alle soglie del 600. Ora, osserviamo a questo punto due punti in cui questi territori entrano in contatto con il manierismo. Va detto innanzitutto, vanno dette una serie di cose dal punto di vista politico. Con la vittoria di Emanuele Filiberto come generale delle truppe asburgiche a San Quintino in Francia, ottiene da Carlo V che cosa? Ottiene quello che fino a quel momento non era affatto scontato, cioè ottiene di ritornare in possesso del Ducato, quindi si riconfigura uno Stato Savoia, un Ducato di Savoia che deve completamente riorganizzarsi. Nel momento in cui la stessa Francia era diventata una grande potenza, soprattutto a partire dalla seconda metà del 400, è chiaro che l'area di espansione dei Duchi di Savoia, che fino a quel momento si teneva sui due versanti delle Alpi, non era più così facilmente aggredibile. Nello stesso tempo anche i confederati, cioè l'odierna Svizzera, avevano mostrato, come dire, una così pericolosa forza militare da costringere lo stesso Duca di Milano a cedergli il Canton Ticino, quindi anche l'espansione verso il Vallese, verso il Lemano, verso Ginevra non era tanto possibile. Quindi Emanuele Filiberto avvia che cosa? Una politica più apertamente italiana, spostando la capitale da Torino a Chambéry.
e spostando anche tutte quelle che erano le reliquie di Stato, a partire dalla Sindone. La Chambéry a Torino, certo. Perché la debolezza intrinseca degli stati italiani permetteva, come dire, un maggior gioco espansivo per Emanuele Filiberto e poi soprattutto per il gran ladrone savoiardo, come lo chiamavano gli altri principi italiani, cioè per Carlo Emanuele I. Questo localmente che cosa comporta? Comporta che siamo sempre, come dire, all'interno di una rete di alleanze che sono strettamente controllate da Carlo V, almeno fino a questo momento, almeno fino agli anni centrali del Cinquecento. Questo comporta la necessità di riorganizzare i propri stati, che avevano vissuto, come dire, un lungo periodo di anarchia dagli anni 90 del 400 fin quasi alla metà del secolo. Questo comporta anche il fatto che diventavano sempre più stretti i margini di autonomia delle varie comunità locali. E una comunità locale forte, potente, ricca, che oltretutto era in una posizione maledettamente strategica come Mondovì, è chiaro che prima o poi ne avrebbe dovuto fare dolorosamente le spese. L'obiettivo politico dei Savoia era naturalmente avere lo sbocco al mare, che gli avrebbe consentito un inserimento molto più completo e molto più efficace nella grande rete dei commerci internazionali, ma, come dire, non era tanto facile. Perché Genova, alleata di Carlo V, non ha nessuna intenzione di mollare punti di approdo ai Savoia. Nizza è una spiaggia, quindi le navi non ci potevano arrivare. L'unico porto praticabile era quello, e comunque era pericolosamente vicino alla Francia, l'unico porto praticabile era quello di Villafranca, che però non era così comodo da raggiungere, come non era così comoda da raggiungere comunque tutta la contea di Nizza, che era proprietà dei Savoia fin dal XV secolo. Comunque il problema di garantire un collegamento tra Torino e Nizza è un problema che politicamente si pone, e quindi si avviano tutte quelle operazioni che mirano al progressivo controllo della cosiddetta strada Savigliani, cioè la strada che attraverso, sostanzialmente quella che ancora adesso facciamo per andare a Torino, che attraverso Savigliano, evitando possibilmente Carmagnola, che intorno alla metà del Cinquecento era ancora ex feudo dei Saluzzo, quindi era passato alla Francia, perché la Francia si espandeva ben dentro il territorio che ho dell'odierno Piemonte. Quindi, cercava di porre un controllo. E Mondovì a un certo punto diventa, come dire, una piazzaforte militare che doveva servire a garantire la difesa di quella parte del Ducato e soprattutto eventualmente ad appoggiare militarmente un'eventuale espansione dei Savoia verso la Liguria, tentativo che continueranno a fare ancora fino all'inizio del Seicento con Carlo Emanuele I. In parallelo, che cos'altro era successo? Era successo che Genova, che fino a quel momento aveva in qualche modo tollerato l'arricchimento e i margini di autonomia di Savona, nell'organizzazione degli stati regionali che si vengono a formare all'ombra di Carlo V, questa bipolarità non andava più per niente bene. Quindi Savona, voglio dire, viene costretta a ridimensionarsi, e succede a Savona quello che pochi anni dopo succederà anche a Mondovì, cioè si decide di fare una fortezza dove c'era la parte più importante e più prestigiosa del centro storico, fortezza che doveva servire essenzialmente non tanto a difendere la città, ma a controllare
controllare militarmente la città. Quindi viene distrutta la cattedrale, distrutta la chiesa di San Domenico, distrutti gli oratori. C'è una storia che appena qualche anno dopo vedremo ripetersi proprio a, a Mondovì. Viene chiuso il porto di Savona, cioè viene interrato, cioè viene reso inservibile ai traffici commerciali, perché tutte le linee di navigazione dovevano convergere sulla capitale, sulla metropoli, su Genova. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Monregalese, che fino a quel momento era un punto di raccordo tra il Mediterraneo attraverso Savona e le pianure piemontesi, ecco che vede quel flusso verso Savona inaridirsi. Questo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista figurativo, perché quella cultura lombardo-ligure che normalmente, almeno dall'inizio del 400 in avanti, arrivava anche grazie al canale di Savona e di Genova, si interrompe. Cioè, quella dipendenza dal mondo lombardo filtrato attraverso la Liguria, che abbiamo osservato più e più volte dal 400, nella metà del 500, non avviene più. Quindi i modelli diventano altri, i punti di riferimento diventano altri, e naturalmente abbiamo, come dire, due agganci forti. Uno è la bottega dei Dolce. Il secondo invece è sono legato proprio alle scelte di gusto della corte torinese di Carlo Emanuele I, cioè dell'erede di Emanuele Filiberto. Quindi vedete come tutto questo racconto geopolitico, che è partito da Carlo V, che arriva di fatto a capire che, se dal punto di vista artistico Mondovì fino a un determinato momento aveva guardato verso la Lombardia, verso la Liguria, per un riassetto politico generale che comporta anche una serie di distruzioni della città, e dove ci sono delle distruzioni ci devono essere delle ricostruzioni, quindi l'aspetto della città cambia pelle, il patrimonio artistico cambia pelle, ecco che ci si sposta e si inizia a guardare da altre parti. È fuori di discussione che né il Giro dei Dolce né soprattutto la corte di Torino erano in questo momento una delle capitali, cioè erano un'area di produzione artistica forte. Mi spiego. A loro volta sono centri di importazione rispetto ad altri centri artistici. Cioè Torino non ha un suo linguaggio figurativo riconoscibile. Si può dire che forse ce l'avrà a partire dall'Ottocento, ecco, proprio a voler, nel 1800, proprio a voler essere generosi, ecco, ma di fatto, come dire, la stessa corte di Torino è tributaria dal punto di vista culturale, soprattutto rispetto a Roma e rispetto a Milano. Lo stesso possiamo dire per il giro dei Dolce. Quindi in qualche misura noi in realtà osserviamo anche qui quello che è una situazione di riflesso, però effettivamente è un riflesso che è cambiato rispetto invece a quello che abbiamo osservato all'inizio del secolo. Data, come dire, che ci viene benissimo, 1550, è la data con la firma di Pietro Dolce da Savigliano, di questi due medaglioni che decoravano una delle stanze, una delle sale del distrutto casino dei Marchesi di Ceva a Chiusapesio. Marchesi di Ceva, quindi alla vicino, Chiusapesio, e quindi voglio dire, siamo perfettamente dentro i nostri territori, anche perché poi ritroviamo Pietro Dolce anche proprio nelle commissioni per i Pallavicino a Ceva, quindi, come dire, Pietro Dolce e i suoi collaboratori.
Pietro Dolce, saluzzese, era legato a Cesare Albasia, che era un pittore, come dire, che tanti hanno cercato un po' alla classica araba fenice, no? Che dice nulla dice, dove sia nessuno lo sa. Sappiamo, una serie di documenti ci dicono, Cesare Albasia, attivo dagli anni 70 a Roma in Vaticano, quindi evidentemente fa parte di questo grande squadrone di decoratori che soprattutto a partire dagli anni di Paolo III Farnese rinnovano tutte le grandi residenze pontificie. Sappiamo che poi andrà a lavorare a Vescoviale a Madrid, altro epicentro del manierismo internazionale, anzi altro punto di ritrasmissione del manierismo italiano su scala internazionale, dove poi lavora il genovese Luca Cambiaso, di fatto un seguace di locale di Perin del Vaga, lavorano tutti gli scultori lombardi a partire da Carlone, Orsolino, insomma, come dire, è un centro estremamente importante di grande confronto dei linguaggi dell'arte italiana, anche se siamo a 2000 km dall'Italia, forse anche 3000 direi. Però voglio dire, il problema qual è? È che di questo Cesare Albasia riconosciamo dai documenti la straordinaria importanza storica, ma non c'è un centimetro di pittura che gli può essere sicuramente attribuito. Quindi il paradosso è quello: non è stato ancora identificato con certezza né nelle coeve campagne decorative condotte in genere a più mani all'interno del Palazzo Apostolico, né nelle campagne decorative condotte anch'esse a più mani all'interno dell'Escoriale. Quindi ne vediamo l'importanza storica, e soprattutto l'importanza storica per quest'area del Piemonte, perché poi lui ha rapporti, cioè ritorna in patria, non è di quei pittori che magari, voglio dire, nascono da una parte e poi si trasferiscono e si dimenticano di essere nati a Vercelli o Castelfranco Veneto, no, no, lui è un pittore che sappiamo che torna e viene a lavorare nel suo Piemonte tra Saluzzo e dintorni, Saluzzo, Mante e dintorni, però, come dire, non si è ancora potuto riconoscere con certezza. Ora, sappiamo però che ha rapporti con la Bottega dei Dolce, quindi possiamo immaginare che Pietro Dolce e poi il figlio Giovanni Angelo riportino in alcuni momenti, in alcuni aspetti, una cultura che riflette tutte quelle novità internazionali che arrivano da Cesare Albasia. Gli affreschi, questi frammenti di affreschi sono in collezione privata, che arrivano da Chiusa Pesio, sono, come dire, due tondi a monocromo, e la tradizione della pittura monocromo è una tradizione che a Saluzzo c'è dai tempi di Klemer, in qualche modo c'è sempre stata, almeno dagli anni 90 del 400, ma li declinano in modo completamente diverso e soprattutto li accompagnano alle grottesche. Adesso poi vedremo che cosa si intende con grottesche. Come vai? Vedo che gira il cursore. No, sono io. Ah no, scusami, no, vedevo. Se posso. No, no, figurati, anzi, grazie, solo che non mi ricordo, ho girato gli occhi, ho visto una roba che si muove. Quindi, in qualche misura, osserviamo anche un aspetto significativo dal punto di vista del contenuto. Cioè, qui sono due scene dell'Orlando Furioso, quindi di un poema italiano, cioè non è più lo Chevalier del Maestro della Manta, ma invece, come dire, c'è chiaramente un riallineamento sulla cultura e sulla lingua proveniente dall'Italia. In questo caso il riferimento naturalmente è alla corte estense, perché toccò a Totasso lì lavorava. L'altra opera di Dolce, è un decine di anni dopo, è la decorazione di quest'altra grande impresa del manierismo sul territorio, che è la decorazione dei castelli dei Tapparelli a Lagnasco. In modo particolare, intorno al 1562-1564, si situa loggia delle grottesche. Cosa sono le grottesche? Lo ricordiamo brevemente. Cioè, alla fine del 400, nel momento, come dire, di più entusiastica riscoperta dell'antico,
I pittori si erano presenti a Roma, e soprattutto quelli intorno a Pinturicchio, si erano infilati nei locali, in quel momento ipogei, cioè ancora ipogei, ma in realtà non nascono come locali ipogei, della Domus Aurea, che avevano conservato tutte queste decorazioni, che sono esemplari della pittura romana decorativa, che mescolavano elementi naturalistici, elementi fantastici, con una straordinaria libertà inventiva. Le vedono, le copiano, quelle erano chiamate le grotte di Nerone, anche se in origine diventano grotte solo quando viene interrata la Domus Aurea, già al tempo dei Flavi, e quindi di qui il termine di grottesca. Questo revival di questo modello della pittura romana, che arriva sicuramente da un ambiente aulico, cioè non è la casa del ricone provinciale di Pompei che viene trovata fuori, quelle davvero sono le stanze dell'imperatore, ecco. Quindi è un modello alto di pittura, una delle rarissime testimonianze alte della pittura romana che sono rimaste. Queste accendono l'entusiasmo di artisti e da quel momento in poi diventa un sistema decorativo che di fatto arriva al neoclassicismo, declinato in modi ora più vicini ai modelli romani, ora più liberamente reinterpretati, ma che, come dire, si diffonde per tutta Europa e attraversa i secoli. Quindi Pietro Dolce è partecipe di questa civiltà delle grottesche, nella sua declinazione più evoluta, che è quella delle ultime fasi delle logge vaticane, soprattutto quella legata ai modelli di Giovanni da Udine, e ancora una volta, molto probabilmente, c'è di mezzo lo zampino di questo sfuggente e misterioso abbasia, le ripropone abbinandole anche qui a degli elementi a monocromo, quindi a degli elementi che anche qui evocano, come dire, i modelli della scultura. Troviamo i Dolce anche a Ceva, e recentemente è riemerso un secondo ciclo nella casa Pallavicino, cioè la casa dei Marchesi che stava dentro il paese, dove abbiamo a monocromo, anche se le decorazioni sono decorazioni in qualche modo che riprendono la stessa libertà inventiva delle grottesche, non ne riprendono l'aspetto sfacciatamente policromo, però che hanno, come dire, come tema principale ancora una volta l'Orlando Furioso, quindi ancora una volta temi legati alla poetica contemporanea. Questo, altri particolari, e osservate, come dire, già una forte morbidezza pittorica e soprattutto anche questa straordinaria ricchezza decorativa che accompagna queste misteriose figure. Qui vi faccio vedere delle foto di Cantiere, perché quelle ho trovato sul computer l'altra sera, scusate. L'altro grosso centro della diffusione delle grottesche è legato alla manta. Qui Michele Antonio di Saluzzo affida a Giovanni Angelo Dolce e ai suoi collaboratori il rinnovamento delle nuove parti costruite del castello, in qualche modo che affiancano, come dire, i più celebri affreschi tardogotici della fase di Valerano. Tema, come dire, anche qui che riflette direttamente che cosa? Riflette direttamente l'esperienza dei cantieri farnesiani, cioè il punto di aggancio per questa decorazione, il più importante referente stilistico sono le campagne decorative Castel Sant'Angelo, volute da Paolo III Farnese e dirette nella sua fase più tarda della carriera da Perin del Vaga, con una serie di riferimenti anche molto precisi rispetto a quella cultura romana, che poi è la stessa che ritroviamo nelle pagine decorative dell'Escoriale in Spagna.
Tra l'altro, come dire, queste rappresentazioni, qui vedete proprio la grottesca su fondo chiaro, policroma, nella sua più classica delle formulazioni, si accompagnano anche ad una serie di architetture fantastiche nelle lunette. Ho scelto questa perché c'è che cosa? C'è questo grande tempio a pianta centrale circondato da campanili che di fatto riproduce il progetto di Antonio da San Gallo per la Basilica Vaticana, da San Gallo Giovane per la Basilica Vaticana, quindi a testimonianza, come dire, di una circolazione dei modelli romani che a questo punto, a questa altezza cronologica, siamo, come dire, intorno agli anni 60-80 del 500, ha già raggiunto completamente anche le residenze aristocratiche piemontesi. E, come dire, sempre molto legata a modelli di tipo perinesco, abbiamo anche questa immagine della caduta di Fetonte. Anche qui il recupero della mitologia, anzi il recupero degli aspetti, come dire, più coinvolgenti, più emozionanti, più narrativi della mitologia, l'episodio della caduta di Fetonte, per esempio. Spesso i testi di riferimento sono le Metamorfosi di Ovidio. In questo caso il tema della caduta di Fetonte si lega al mito del Po, quindi per i discendenti dei Marchesi di Saluzzo questo diventa, come dire, un aggancio tra i territori dei loro feudi e i grandi miti classici, quindi capite come tutto si teneva meravigliosamente insieme. Giovanni Angelo Dolce è coinvolto anche in tutta una serie di apparati decorativi che nel caso specifico, siamo nel 1585, vengono realizzati per le varie entrée triomphale della coppia ducale attraverso gli stati, cioè Carlo Emanuele I era andato in Spagna a sposare l'infanta Catalina Micaela d'Asburgo a Saragozza, dopo un lungo viaggio che tocca Nizza, che attraversa anche la Repubblica di Genova, a Savona, si inoltrano poi per le strade piemontesi e vengono accolti a Fossano, a Savigliano, a Cherasco, con tutta una serie di apparati celebrativi effimeri, cioè come delle grandi scenografie che però hanno molta importanza, anche se purtroppo si sono perdute, e nello specifico queste del viaggio di Catalina Micaela hanno anche pochissime testimonianze iconografiche, cioè abbiamo solo un disegno che ci dà l'idea di uno degli archi di trionfo che erano stati eretti. Comunque queste erano, come dire, pitture teatrali che coinvolgevano alla lesta tutti i pittori che potevano trovare in giro, e naturalmente troviamo anche per questa zona proprio gli interventi di Giovanni Angelo Dolce, che in qualche modo però doveva proporre un linguaggio aggiornato, cioè quel linguaggio aggiornato che Catalina Micaela attraverso l'Escoriale aveva già visto in Spagna, e quel linguaggio aggiornato che in qualche modo Carlo Emanuele I deve adottare per la decorazione del palazzo ducale torinese. E qui sorge un problema, perché, come dire, la Reggia di Torino, ex Palazzo Vescovile, adattato alla Belle e Meglio negli anni di Emanuele Filiberto, infilato nella periferia della città, allora era uno spigolo periferico di Torino, una costruzione che assomigliava più a una caserma, ecco, di quanto non assomigliasse a un palazzo, andava progressivamente ampliato e arricchito per rendere la Reggia di Torino, come dire, confrontabile, insomma, che non sfigurasse troppo, in condizioni da non dover sfigurare troppo, al confronto, per esempio, con la Reggia di Mantova, con le Delizie Estensi, con i palazzi granducali fiorentini, con il palazzo apostolico, che a quel momento, voglio dire, era una pietra di confronto stellare, ecco, rispetto agli altri. Ragion per cui Carlo Emanuele I, dal momento in cui torna a Torino da Saragozza, pone subito mano a tutta una serie di decorazioni
inizia, avvia le collezioni Sabaud, che erano anche collezioni, voglio dire, Wunderkammer, dove c'erano dipinti, curiosità naturalistiche, ritratti, oggetti di scavo, insomma, nella linea, come dire, del grande collezionismo italiano ed europeo dell'epoca. Il grande progetto che viene portato avanti è quello di costruire una grande galleria, cioè una galleria che voleva evocare in qualche modo il precedente mantovano della Galleria della Mostra, cioè il luogo di esposizione dei pezzi più importanti delle collezioni gonzaghesche. Un progetto lungo, costoso, sfortunato, dove doveva esserci, come dire, un'unione tra la celebrazione dinastica e, come dire, l'esibizione di prestigiosi simboli culturali, che inizia a prendere forma un po' più avanti, sulla fine del secolo, e viene chiamato a dirigere questi lavori di decorazione un romano che è Zuccari, ma coinvolgendo anche o pittori già presenti alla corte di Torino, ma magari di altra provenienza, come era il caso, come il caso di Rossignolo, come il caso di Parentani, oppure pittori che erano già presenti in Piemonte, come il Moncalvo. Di tutta questa impresa, in cui poi ampiamente anche testimoniata dal punto di vista del sostrato letterario che c'era dietro, anche perché bisognava fare una celebrazione dinastica della casa reale di Savoia e questo della casa ducale di Savoia, e questo comportava una serie di problemi, anche perché, come dire, gli antenati dei Savoia, sì, questo Beroldo, ma insomma, cioè vogliamo mettere in Monferrato che discendevano da parte imperiale dagli Ottoni, da parte imperiale degli imperatori d'Oriente, c'era una bella differenza, quindi hai voglia tenere su la cosa a colpi di tesauro. Quindi però è chiaro che un programma celebrativo del genere andava calibrato molto, ma molto attentamente. E quindi, insomma, avvia questo progetto grandioso Carlo Emanuele I, che voleva, come dire, affermarsi anche dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista militare, al cospetto degli altri principi italiani, cui cercava più o meno di fare la festa, e però, come dire, fu un progetto particolarmente sfortunato, perché la galleria andò bruciata due volte nel corso del Seicento. Doveva essere il collegamento tra il castello e il palazzo ducale, oggi reale, cioè insisteva di fatto su quella manica di raccordo dove adesso c'è l'armeria reale, che poi proseguiva attraverso la piazza in una struttura che poi è stata demolita a inizio Ottocento. Di fatto però anche questo è stato, come dire, un gran teatro del manierismo in questi territori, e anche qui ci sono ricadute territoriali. Una delle prime è stata, in qualche modo, cioè che si lega al clima, non tanto direttamente alla Grande Galleria, ma al clima culturale della Grande Galleria, sono le grottesche attribuite, con mille incertezze in realtà, al pittore fiammingo Giovanni Caracca, che era uno dei pittori di corte di Carlo Emanuele I, nel castello ducale di Fossano. E vedete, come dire, una formulazione delle grottesche che di fatto è piuttosto vicina a quella del castello della Vanta, anche se con alcune leggere differenze. Cioè, con il castello della Vanta queste sono un po' più nervose, un po' più filamentose, anche perché, come dire, sono rifatte su modelli romani da un pittore che arrivava dall'Olanda, quindi alla fine che aveva portato un'esperienza figurativa leggermente diversa. E anche qui ritroviamo, come dire, tutto questo tema dei motti e degli emblemi. Generalmente si fa coincidere l'esecuzione di questi interventi nell'antico castello degli Acaia con il viaggio nuziale di Catalina Micaela e di Carlo Emanuele I. Quindi una datazione che data intorno all'85. Tanto significativo è anche, come dire, che sempre a queste
a questi apparati effimeri lavora un pittore originario di Faenza, che però si era trasferito a Torino, ed è Alessandro Ardente. Alessandro Ardente esegue qualche anno dopo, nel 1500, nel 1578 esegue questa pala d'altare per il convento dei Cappuccini a Ceva. Oggi non è più a Ceva ed è alle Romite di Revello, quindi in realtà rischia di finire nei repertori dell'arte saluzzese, ma in realtà è una cosa che sta qua, non là, perché arriva a Saluzzo con le soppressioni napoleoniche, quindi già nel corso dell'Ottocento. Questa pala d'altare viene commissionata da Eleonora della Rovere Spinola di Garessio, cioè lei veniva dalla famiglia dei conti di Vinovo, che non erano parenti della Rovere di Savona, quelli di Giulio II e Sisto IV, ma poi sposa effettivamente un nobile ligure Spinola, che invece lui sì che discendeva dai della Rovere e dai Riario, e da Carlo V aveva avuto l'investitura del marchesato di Garessio, del marchesato di Spigno, del marchesato di Favigliano. Quindi si era creato, come dire, tutta una serie di feudi che stavano tra Piemonte e Liguria, e a partire proprio da Eleonora della Rovere, come dire, avvia tutta una serie di legami di parentela con le grandi famiglie dell'aristocrazia sabauda, e quindi viene scelto proprio un pittore faentino che è rappresentativo in realtà del gusto alla corte di Torino negli anni di Carlo Emanuele I. Pittore, peraltro, voglio dire, molto legato anche ad una certa tradizione veneta, soprattutto fortemente espressivo, anche con queste inchiostrature di colore molto, molto forti. Dato curioso è che questo stesso modello dall'artista viene replicato in una pala d'altare che viene comperata alla morte del pittore proprio dai duchi della coppia ducale, dall'infanta Catalina e da Carlo Emanuele I, che la destinano prima alla cappella del castello di Rivoli e poi alla propria cappella, al proprio altare nel santuario della Consolata a Torino, dove vedete riproposto di fatto quel modello compositivo che era stato licenziato per la prima volta a Ceva. Un'altra presenza di questi stessi anni è occasionale, quella di Moncalvo. Questa è la pala che è a Marsaglia nella chiesa parrocchiale. Moncalvo è un pittore che in realtà gravita intorno al marchesato di Monferrato, che vi ricordo era politicamente ben separato dai Savoia, perché il marchesato di Monferrato era finito in bocca ai Gonzaga di Mantova. Quindi era un pittore che casomai gravitava più verso un'area del Piemonte che non coincide con questa. Quindi questa è una presenza abbastanza tipica per questa zona e che probabilmente potrebbe spiegarsi con il coinvolgimento del Moncalvo proprio all'interno dei lavori della Grande Galleria. Vediamo adesso un caso emblematico della proiezione sul territorio di quelle che sono le scelte figurative della corte di Torino, cioè proprio i pittori che lavorano per Carlo Emanuele I, proprio in un clima che in qualche modo è lo stesso clima della Grande Galleria, li troviamo proprio a cavallo ormai tra 500 e 600, ma proprio in un linguaggio ancora profondamente legato alle esperienze del manierismo, alla Certosa di Pesio, nella chiesa superiore della Certosa di Pesio, che il priore Parentani, molto probabilmente un parente di Bisticcio di Parole, mi rendo conto sta diventando abbastanza inquietante, era probabilmente parente di Antonino Parentani, artista che arrivava da Brescia e che da Brescia si trasferisce a Torino, e anche lui coinvolto nelle grandi imprese decorative di corte. Parentani lavora con uno stuccatore di cultura lombardo-ticinese che di fatto che cosa fa? Ripropone, e adesso vediamo alcuni particolari di questo ciclo, qui la volta con le storie della Vergine,
di fatto ripropone nello stucco, quindi in una dimensione tridimensionale, i modelli delle grottesche, in una declinazione però che è una declinazione ormai di tardo Cinquecento. In questo caso con l'abbinamento bianco e oro, che è tipica della cultura lombarda dell'ultimo Cinquecento, degli ultimi anni del Cinquecento, e che osserviamo, come dire, anche con alcuni elementi cromatici. Per esempio è molto bello questo gioco di due o tre volti, due di bambini, e questa sorta di mascherone mostruoso che ci dà proprio l'idea di questa libera ricombinazione di elementi figurativi che entra nella decorazione delle grottesche. Qui altri particolari sempre di questo ciclo, che è una delle, forse tra poca cosa, è l'unica cosa rimasta, perché sta sul muro dopo che la Certosa viene completamente svuotata dei suoi arredi con le soppressioni napoleoniche. Il coro della Certosa finisce, come molti di voi sapranno, nella chiesa parrocchiale di Lurisia. Altri pezzi sono in altre chiese, mentre quanto rimane delle pale d'altare, anche queste documentate riconosciute come opera di Parentani. Le pale d'altare in realtà sono documentate nella Certosa, ma senza che i documenti antichi specifichino il nome dell'autore. Due sono conservate alla Madonna dell'Olmo a Cuneo, questa con Sant'Ugo, i Santi Beati Anichino e Stefano, e quest'altra invece con altri santi dell'ordine certosino. E qui troviamo, come dire, un pittore che effettivamente è molto coinvolto nei fatti figurativi del secondo Cinquecento lombardo, anche con un tipo di attenzione al paesaggio, in qualche modo come se fosse una sorta di remoto discendente di Savoldo, ecco. Con un'attenzione al paesaggio estremamente sottile. C'è anche molto il gusto della pittura fiamminga di paesaggio in questi anni, nell'ultimo Cinquecento, che è oggetto anche delle grandi collezioni, non solo a Torino, e comunque ci restituisce il clima culturale di questi anni, ma vedete, con una proiezione di artisti che lavorano per la corte di Torino e che si inseriscono su questo territorio. Tant'è vero che ad Antonino Parentani è attribuita anche questa pala d'altare a Torre Mondovì, nella chiesa parrocchiale di Torre Mondovì, con una datazione che di fatto anticipa di poco l'esecuzione delle pale degli affreschi della Certosa. Saremo intorno al 1598-1600, mi sembra sia la data precisa. Dobbiamo tener conto anche dell'immagine della città, tener conto anche perché Mondovì, con la costruzione della fortezza Sabauda, è stata sconvolta, cioè i monumenti più rappresentativi dal punto di vista religioso, la grande cattedrale quattrocentesca voluta dal vescovo romagnano, e la chiesa dei Domenicani e tutto quello che faceva parte in qualche modo dell'acropoli della città viene demolita per far spazio ai nuovi spalti, non completamente come a Savona, perché poi in realtà il volume della cattedrale trasformato in caserma, le due navate laterali almeno ci sono ancora e sono ancora in qualche misura leggibili, però di fatto, voglio dire, la città è sconvolta. E pensate, voglio dire, questo che cosa ha comportato? La necessità di riadattare la chiesa dei francescani a cattedrale, quindi spostare tutti gli altari, crearne di nuovi, quindi si avvia, e questo le visite pastorali scarampi lo studiate, come dire, già da parecchi anni, lo dicono molto bene, cioè un
casino, un inferno sostanzialmente, con questi altari che hanno 4-5 intitolazioni. Non capisce se l'altare della vecchia intitolazione della San Francesco o se invece la nuova dell'altare traslato dalla chiesa, dalla cattedrale demolita. Quindi immaginatevi, come dire, anche poi la necessità di commissionare nuove opere d'arte per queste nuove chiese, per questi nuovi altari. La stessa città in qualche modo cambia faccia. Mondovì si configura, vi faccio alcuni pochi casi, con una città dai prospetti dipinti molto colorati. L'esempio più noto è quello del Palazzo dei Governatori, dove in realtà abbiamo un palinsesto, ogni governatore ci aggiungeva il suo stemma, quindi voglio dire, noi abbiamo una stratificazione su questa facciata, che però era voluta perché gli stemmi dovevano in qualche modo abitare gli uni accanto agli altri, assommarsi gli uni accanto agli altri, una stratificazione che va dall'ultimo 400 e arriva di fatto al 600. Quindi ci dà l'idea, come dire, anche dello sfarzo colorato di questi edifici nelle piazze principali. C'è qualcosa che oggi si è molto perduto, soprattutto dopo la regolarizzazione e l'uniformazione dei prospetti nel corso del Settecento, ma che in realtà le città antiche avevano. Altro esempio è stato il recupero, come dire, di questa bella, questo bel finto parato lapideo sul Palazzo Castrucci, sempre al Mondovì Piazza, il palazzo immediatamente di fianco a quello dei governatori, dove si è trovato, come dire, questa struttura, in realtà, cioè questa impaginazione decorativa in realtà riproduca proprio un prospetto marmoreo, quindi aggiornato proprio sul classicismo dell'ultimo 500 e del primo 600, con alcuni elementi anche più antichi come la meridiana. Oppure queste due case, una in via Lico, una in via della Misericordia, una foto che ho trovato di lui anche, ma mi perdonerete, che invece presentano, come dire, su fondo chiaro, tutta una serie di decorazioni con grottesche a finto bronzo e sculture che fingono, cioè finte sculture anch'esse bronzo e oro. È chiaro che questa è un ciclo, anche questo databile sono le figure allegoriche, è un ciclo databile anche qui agli anni a cavallo tra 5 e 600, fanno riferimento a che cosa? Molto probabilmente a queste decorazioni, questi apparati effimeri perduti per le feste e per le entrate trionfali. Anche le chiese in qualche modo richiedono nuovi arredi e nuove immagini, per più ragioni. Abbiamo visto nello specifico le trasformazioni che investono pesantemente le più importanti chiese di Mondovì. Anche lì, i francescani devono far fagotto, prendersi e trasferirsi in Sant'Andrea, chiesa che poi viene distrutta, quindi voglio dire, a loro volta si spostano, qui c'è proprio tutto un gioco di movimenti, i domenicani sfrattati devono andare a conquistarsi la chiesa parrocchiale di Carassone, che poi a poco per volta ricostruiranno completamente la cattedrale. Prima viene adattata la chiesa medievale dei francescani, dopo che sono stati cacciati naturalmente i francescani, e poi verrà demolita e ricostruita. Cioè si mettono in moto tutta una serie di situazioni che, come dire, andranno avanti fino a tutto il Settecento. Però è chiaro che le chiese a Mondovì hanno bisogno di nuove immagini per sostituire quelle vecchie, quelle che non si potevano più trasportare, quelle inservibili. Questa esigenza più specifica si innesta anche su di un'altra esigenza, che è quella legata alle disposizioni dopo il Concilio di Trento, quando cambia profondamente la liturgia, cambiano le immagini che è consentito, che non è consentito venerare, c'è un controllo su ciò che viene dipinto, scolpito all'interno delle chiese molto più forte da parte dell'autorità ecclesiastica, e come dire, tutto ciò deve rispondere a delle funzioni profondamente modificate, e in cui i vescovi intervengono in modo sempre più puntuale e sempre più preciso.
Ho scelto alcuni casi tipo, ma su cui ci soffermiamo brevemente. Per esempio, l'immagine di Santa Lucia del santuario rupestre qui di Villanova, che sappiamo dalle visite pastorali essere stata realizzata probabilmente a Savona intorno al 1500. Intorno al 1590. Ora, dato interessante è che abbiamo un'immagine ancora profondamente, neanche anticlassica, ma proprio rigidamente classica, con un recupero della statuaria antica molto, molto forte, anche come dire nel suo equilibrio, nella postura, nella cadenza assolutamente lineare e severa dei palmeggi, nel volto, come dire, anche qui improntato ad un'immota e severa bellezza. Il fatto che arrivi da Savona sta a indicare quasi certamente che opera di uno scultore lombardo, perché la scultura in Liguria era appalto degli scultori lombardi che si spostano tra Ticino, i cantieri milanesi, i cantieri pavesi, Genova e Savona, come noi ci spostiamo tra la cucina e il salotto di casa nostra, quindi di fatto è opera di uno scultore lombardo. Potrebbe essere magari uno dei Sormano, vista anche sì, potrebbe essere uno dei Sormano, visto l'orizzonte cronologico. Di fatto, però, il modello qual è di fondo? Il modello è quello prestigiosissimo di Annibale Fontana della Madonna di San Celso, nato per il santuario di Santa Maria presso San Celso a Milano. Qui vi propongo il confronto con una, ma anche con più versioni che nella bottega di Annibale Fontana vengono declinate ora come statuette bronze, ora come modelletti in terracotta, ora come elementi inseriti, ed è il caso più alla vostra sinistra, inseriti nelle oreficerie. Quindi questo è un modello, come dire, che certamente lo scultore di Villanova Mondovì ha avuto. Ed è interessante anche perché in questi anni si tenta, come dire, di spingere la promozione devozionale sul santuario, che proprio contemporaneamente sarà definitivamente soppiantato dalla Madonna di Vico. Cioè, l'operazione, ed è probabile che magari far venire questa statua candida, affascinante, voleva spingere per cercare di riguadagnare qualche posizione a fronte invece del grande santuario che viene costruito con l'appoggio dei duchi di Savoia, perché nel momento in cui distruggono la cattedrale, con una mano tolgono, con l'altra danno, e realizzano e promuovono, sostenendola, la costruzione di questo enorme santuario intorno a un'immagine che è un'immagine invece strettamente devota, cioè non di provenienza così colta e artisticamente raffinata come abbiamo visto la Madonna di Mondovì, ma invece è proprio un'immagine semplice e popolare che però è impreziosita dalla devozione. Anche il Duomo riceve nuovi dipinti. Questa è la Pala Pauzzone, anche questa è un'opera che è stata avvicinata a Parentani. Siamo qui sempre intorno al 1590-1600, insomma gli anni sono quelli, un'opera, come dire, compositivamente non particolarmente di grande qualità, un po' disorganica, ma estremamente interessante perché ancora una volta ci mostra, come dire, una circolazione di novità, di esperienze, anzi non più di novità, di esperienze di manierismo che ancora una volta passano attraverso il filtro delle scelte di corte torinesi. Arrivano manufatti che da subito si connoteranno anche per un fortissimo prestigio devozionale, ed è il lussuoso paramentale di San Pio V che lui, vescovo di Mondovì, prima di diventare pontefice, dona alla cattedrale di Mondovì, opera, come dire, di una manifattura centro italiana, perché molti dei suoi fornitori di stoffe erano tra Lucca e Firenze, e un paramentale molto simile
sarà donato dal personaggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore, quindi a Roma, quindi voglio dire, è probabile che la fornitura sia la stessa. E si impongono anche si impone anche la necessità di costruire nuovi arredi liturgici. Questo è il pulpito del vescovo Castruccio 1593, che evidentemente sostituiva un altro Pergamo che non era stato possibile recuperare dalla precedente cattedrale, e osserviamo anche qui un linguaggio aulico, rigoroso, classico, di grande eleganza, confrontabile in qualche misura proprio alla Santa Lucia del santuario, e che anche qui fa riferimento alla scultura di gusto michelangiolesco che si vedeva a Milano negli anni, a partire dagli anni di Leoni, peraltro scultore molto apprezzato da Carlo V, cioè quel classicismo, quel manierismo ufficiale, formale, solenne, che deve restituire in qualche modo il prestigio del luogo, della funzione, del posto, cioè era il pulpito da cui predicava pontificalmente il vescovo, peraltro con legno trattato quasi come se fosse un arredo bronzeo. Ecco, questo mi sembra abbastanza evidente. Nuovi altari per nuove devozioni, ecco, ed è il caso per esempio dell'altare del Rosario nella chiesa dei Domenicani di Mondovì Carasone, oggi parrocchiale, ma in origine nasce come chiesa conventuale. I Domenicani promuovono in età di Controriforma il culto del Rosario, quella che era indefinitamente ancora la Madonna delle Rose all'inizio del Cinquecento, diventa poi la Madonna del Rosario, in cui la rosa non è più il fiore, ma diventa proprio la collana che permette la preghiera mariana, con i misteri tutti intorno. La statua, ovviamente, è una statua orrenda, ottocentesca, che sostituisce quella originale che è andata perduta, però osservate anche qui come l'impianto dell'altare sia un impianto, anche questo qui, di rigoroso e solenne classicismo. Quindi, contemporaneamente, o nel giro degli stessi anni, abbiamo l'inquietante follia degli affreschi di Boves, e abbiamo anche questa deliberata severità anticheggiante. Naturalmente, come dire, le nuove devozioni, qui vi propongo una pagina di studi monregalesi, delle valli monregalesi, queste nuove devozioni, anche per, come dire, per darvi l'idea di quanto questo libro poi effettivamente ancora oggi abbia una grande forza negli studi, una grande capacità anche di lettura delle immagini. Ecco che abbiamo il caso della Madonna del Rosario qui di Mondovì, che è ancora una Madonna intermedia, cioè ancora non c'era una definitiva codificazione dell'immagine della Madonna del Rosario. Il pittore probabilmente è questo Dino Marotto, fossanese, ma ne abbiamo già parlato in altra occasione, in occasione della presentazione del restauro, che è una Madonna, voglio dire, che è ancora intermedia tra la Madonna del Rosario, già Madonna del Rosario, ma anche con l'Immacolata, perché vedete che appoggia su di una falce di luna come se fosse l'Immacolata. Mentre invece quella di Barotto di Scheraco, certamente di Barotto di Carasco, presenta in un momento, forse un poco più tardo, la Madonna del Rosario con i misteri, quindi si è superato questa incertezza iconografica tra Immacolata e Madonna del Rosario, a dare l'idea di che cosa? A dare l'idea di nuovo di una serie di cambiamenti della liturgia, delle devozioni, che dovevano assestarsi verso una codificazione di nuove immagini che dovevano sostituire le immagini medievali non più ritenute idonee. Infatti, come dire, proprio la Madonna del Rosario di Villanova, in questa sua incertezza iconografica, presenta comunque anche un aspetto interessante, perché vedete che la predella con il giudizio universale si ispira
alla stessa rielaborazione del giudizio universale di Michelangelo data dagli affreschi di Boves. Quindi anche qui con una compresenza di elementi diversi, cioè un manierismo più devozionale, più ufficiale nella tavola principale, una cosa invece più disinvolta e visionaria soprattutto nella predella, ed è un aspetto di grande interesse. Chiudo con la presentazione di una serie, poi voglio dire, se avete domande ovviamente sono a vostra disposizione, con una serie di false, due casi di false piste, cioè i cosiddetti, spero che l'ho scritto giusto in inglese, magari poi qui mi arrivano dietro di qui all'eternità, a volte bisogna fare attenzione al tipo di documento che abbiamo sotto il naso, perché tutta una serie di eventi spesso legati alle soppressioni napoleoniche, alle soppressioni ottocentesche, ma non sempre, possono creare, come dire, delle false piste di ricerca. È chiaro che se un'opera, poniamo, di Raffaello arriva a Parigi nel 1530 o arriva a Parigi nel 1790, è una cosa ben diversa. Sì, certo, è transitato da Parigi, però nel 1530 avrebbe avuto da dire tutta una serie di cose e rappresenta, come dire, un punto di connessione tra due evoluzioni di una fase culturale. Nel 1790 è chiaro che diventa un documento figurativo passato, magari anche studiato, magari anche fonte di ispirazione per i pittori, però ormai congelato in una fase chiusa, allontanata. Abbiamo il caso di due opere fiamminghe del primissimo manierismo che arrivano proprio da questo territorio, ma che in realtà ci arrivano in momenti diversi, in cui quindi non possiamo dire che hanno inciso nella cultura figurativa locale, perché quando arrivano erano appunto reliquie di un passato e non potevano più essere o fonte di ispirazione o fonte di aggiornamento per gli artisti. Il caso del maestro delle mezze figure femminili, questo trittico della Crocifissione, oggi alla Galleria Sabauda di Torino, che con ogni probabilità è da riconoscere in uno dei dipinti, dei trittici che vengono portati via dalla Certosa di Pesio con le soppressioni, che però risulterebbe essere stato donato alla Certosa dal cardinale Maurizio di Savoia, ma ben dentro il 600, quindi un secolo dopo quando è stato dipinto, quindi a questo punto non conta più niente. Peraltro il maestro delle mezze figure femminili è un pittore del primo manierismo di Anversa, di grande qualità e di grande interesse, quindi, come dire, se quest'opera fosse arrivata a ridosso della sua esecuzione, magari avrebbe potuto, come dire, contare e aver potuto anche cambiare qualche cosa nella storia, nella cultura d'immagine dei pittori monregalesi. L'altro caso tocca ancora una volta il santuario di Santa Lucia, dove alla fine del 600 arriva questo trittico di questo manierista di Anversa, che poi appunto nel corso dell'Ottocento viene portato a Torino ed entra nella collezione, nelle collezioni statali torinesi della Galleria Sabauda. Quindi anche questa è un'altra opera. Mentre la scultura, quella sì, è arrivata per tempo, al momento giusto, fatta apposta, questa invece anche qui arriva come una sorta di reliquia prestigiosa, una reliquia del passato. Quindi, come dire, attenzione alle volte che la storia del patrimonio artistico può porci queste false piste. Caspita questo! Non lo sapevi? No. Di Villanova che lo sapesse, a parte il fatto che ci hai dato un'altra notizia favolosa, cioè la statua della Santa Lucia nel santuario di Santa Lucia probabilmente è un sormano.
Ma credo questo perché, non lo so, perché poi pensando chi poteva scolpire una roba del genere a Savona a fine 500, più cioè, anche perché erano i Sormano che dominavano il mercato, cioè quello che non era Sormano, Savona non toccava neanche lo scalpello, quindi voglio dire. Sormano, naturalmente, noi abbiamo quell'altare. Ed erano i pronipoti. Ed erano i pronipoti, sì, perché Gio Lorenzo Sormano era il fratello di Pace Antonio Sormano, arrivavano da Osteno, della sacrestia del Duomo. Sì, arrivavano da Osteno sul lago di Lugano, la prima attestazione che abbiamo di Gio Lorenzo Sormano è qui a Mondovì, poi lo troviamo a Farigliano, lo troviamo credo anche a Lesegno, fa il tabernacolino di Lesegno che è strettamente legato alla sua cultura, poi passa a lavorare fino al Borgo nel 25 fa il tabernacolo di San Biagio e poi si sposta nel Trentino a lavorare nelle giudicarie e lì poi rimane di fatto e il fratello Pace Antonio di Battista, anche lui ovviamente invece si ferma a Savona e a Savona, come dire, ha i figli e i nipoti che scolpiscono e fanno gli architetti, spostandosi anche con Roma, perché poi uno dei tre figli resta a Savona, uno va a lavorare prima a Roma e poi all'Escoriale, l'altro va a Roma. E scusa ancora una cosa, questo magnifico tributo si sa eventualmente il committente come? Sì, adesso non me lo ricordo, ma te lo dico, il sì, c'è un mercante che lo fa avere al santuario. Sì. E rimane proprio nel santuario. Rimane nel santuario, credo che viene portato via nel corso dell'Ottocento. Sì. Quindi rimane fino all'Ottocento addirittura. Sì. È meraviglioso. Meraviglioso. Che epoca è? Ah, è un manierista di Anversa, anonimo, una datazione intorno agli anni 40 del 500, di poco successivo al maestro delle mezze figure femminili. Quindi, come dire, la Certosa di Pesio nel 600, sarebbe stato molto più bello se fosse stato nel 500, ma nel 600 la Certosa di Pesio e il santuario esibivano, come dire, due prestigiosi trittici fiamminghi. Diciamo anche più importanti del santuario di Vicoforte. Beh sì, in qualche modo sì, Vicoforte in quel momento lì non aveva niente di così bello, ecco, sì. Ma potrebbe riferirsi ancora una cosa, potrebbe ancora riferirsi per esempio a quei due trittici pensa che facevano parte degli altari della cattedrale, della vecchia cattedrale. Cioè potrebbe essere un cammino. Però no. Perché il maestro delle mezze figure femminili arriva dalle collezioni di Luca Littorinesi, perché la dona al cardinal Maurizio, allora, quindi è del coso. Questo, chi lo sa, magari questo mercante forse poteva averlo già portato a Mondovì, perché comunque quando viene donato al santuario l'opera va più di un secolo. Signora, stava dicendo qualche cosa? Non è possibile farli ritornare a la vedo difficile. La vedo difficile. Allora, innanzitutto, se penso alluda alla testa dell'Acropoli, quella dei Musei Vaticani, e purtroppo gliela restituita al Papa e non è in Italia, anche perché forse non avrebbero potuto farlo, ecco, in Italia. Quello è del Papa, voglio dire, un altro Stato, quindi. Quindi purtroppo scelta peraltro che io non condivido assolutamente, ma purtroppo. Perché come sempre troppo generosi. Allora, diciamo che il tema, che è un tema particolarmente spinoso, effettivamente è vero, cioè io anch'io sono dell'idea che le opere dovrebbero tornare nel luogo per cui sono state fatte perché hanno un significato diverso, purtroppo non sempre è possibile, perché magari sono state regolarmente vendute.
Allora viene da dire, perché una cosa che è stata requisita, portata via per ragioni di sicurezza o qualche modo, vabbè, uno può iniziare a discutere o a porre dei problemi. Se qualcuno però ha intascato dei soldi, poteva venderla, l'altro poteva comprarla e poteva portarsela dove voleva, capisce che non è così, fa caldo, ecco, a cercare di... Che meraviglia. Sì, non pensavo, lo sapevo. È una roba stranotta. Non ci arrivo questa notizia. Allora, se ancora qualche domanda, perché vedete che nuovamente, per l'ennesima volta, Massimiliano ci ha stimolato grandemente e direi che ci ha fatto anche vedere delle cose, io non so voi, ma la stragrande maggioranza di queste cose io non le avevo mai viste, non le conoscevo nemmeno, ma può benissimo essere perché sono proprio ignorante sul fatto. E se avete delle domande, prego. L'interno ha questa forma, a parte la struttura, ma... Sì, infatti era stata avvicinata stilisticamente agli affreschi di Boves. Non l'ho scelta solo perché non avevo delle foto belle. Non avevo delle foto belle, ecco, solo di bianchi e neri. E poi mi faceva molto più gioco avere la copia della... Scusi. E poi mi faceva molto più gioco avere la copia diretta, per il discorso che volevo fare sul manierismo, mi faceva più gioco avere la copia più immediatamente riconoscibile del giudizio universale. Abbiamo altre domande? Invito tutti, se non siete ancora andati, ad andare a vedere proprio la Madonna dei Boschi di Boves, perché è molto interessante, veramente molto molto interessante. Non dimentichiamoci peraltro che adesso è diocesi di Cuneo. Cuneo, sì, ma una volta era nostra, era nostra. Quindi voglio dire, comunque... Dal 1817 è di là, ma se no era nostra. Non lo era Ceva, perché effettivamente no. Ceva era diocesi di Alba. Ma Boves era faceva parte di questa diocesi, quindi sì, perfettamente lecito. Sì, sì. Ed infatti, sempre parlando della Madonna dei Boschi di Boves, ci sono due cicli pittorici naturalmente, c'è il ciclo del giudizio universale che ci ha fatto vedere questa sera Massimiliano, poi c'è l'altra della storia di Maria, che è quello invece di primo Cinquecento. Di primo Cinquecento. E potrebbe essere uno dei pittori che lavorano alla Cappella Marchionale di Ravello. Ecco, ma abbiamo anche un'altra menzione più o meno, un'attribuzione altro, della nostra Madonna della Misericordia qui su di Santa Caterina, dell'antica chiesa di Santa Caterina, che viene definita appunto del maestro della Madonna dei Boschi. E se voi andate a vederle, questi due cicli pittorici completamente diversi, li vedete proprio ad occhio nudo che sono due stili e due epoche, due momenti diversi, però l'altra, quella della vita di Maria e della vita anche di Gesù, perché ci sono queste, la nascita di Gesù eccetera eccetera, vedrete come le due Madonne sono molto simili, anche se personalmente mi sembra un pochettino più raffinata questa nostra di Villa Vecchia in rispetto, sì, a quella di Boves, né? Sì, sì. Però la mano la vedi, sì, che potrebbe essere sicuramente la stessa. Quindi abbiamo anche, adesso loro si blagano là a Cuneo, perché io lo so che blagano, perché ci hanno anche portato una volta, ci hanno raccontato la storia, ma proprio grandiosa. Ma giustamente Massimiliano ha detto era nostra. Sì, cioè. Quando è stata fatta era Mondovì. Era Mondovì. Mondovì. Santa Maria in... Santa Maria al campo, ha detto. Tu hai detto Santa Maria. No, allora forse... Ma è Madonna dei Boschi. Sbagliato, Madonna dei Boschi, certo. Sì, sì. È Madonna dei Boschi. Scusate, cioè... Sì, sì. Sapete dov'è, no? Sì. Dovete salire un po' in alto dove ci sono i campi da tennis e di fronte. Ok, ottimo. Direi che... Siamo a posto? Grazie a voi. Grazie Massimiliano. Noi lo ringraziamo sempre.
è bravo e non abbiamo nient'altro da dire perché è bravo. Siete voi che siete pazienti. Bravo, è bravo. Non tutti gli oratori, infatti, cioè, ha anche una dote grandissima, che è quella che si lascia ascoltare con grande piacere, oltre a dire cose stratosferiche, ma si lascia anche ascoltare con estremo piacere, è accattivante anche e ti incuriosisce. Non diventare rosso. No. Allora, grazie ancora, mi raccomando, ricordatevi per favore, non il 6 di maggio, non venite qua per favore al 6 di maggio perché fareste la strada a vuoto, ci vediamo al 13 di maggio e poi incominciamo a farci entrare in testa una sortita a Palazzo Chiablese a quest'autunno. Sì. D'accordo? Grazie ancora. Sì, aspetta che... Io spero il 13.